Ciao a tutti, rieccomi con un nuovo video. Oggi realizzerò un video tutorial in tecnica wire e creeremo insieme un paio di orecchini. Però, come vedete dall'inquadratura, realizzeremo insieme soltanto un orecchino. La lavorazione del suo compagno la lascerò a voi. Il tutorial non è assolutamente difficile e anche i materiali sono di facile reperibilità. Quindi, conclusa l'anteprima, io vi lascio alla descrizione dei materiali e al tutorial vero e proprio. Spero che il video vi piaccia e che vi possa appassionare. Per la realizzazione del tutorial di oggi ci serviranno davvero pochi elementi e li vedete già tutti quanti inquadrati. Ci serviranno due fili di metallo da due diametri diversi. Io ho deciso di scegliere del filo d'alluminio da 2 mm e del filo d'alluminio da 1 mm. Come strumenti ci serviranno un martello e le nostre solite pinze. La scelta dell'utilizzo del martello è a vostra discrezione, come a vostra discrezione è la scelta delle pietre, delle perle o dei cipollotti da utilizzare per questo progetto. Io ho scelto questa tipologia di pietre e questi cipollotti, sempre dei colori del rosso e del nero, perché appunto questo paio di orecchini mi è stato commissionato in questi toni, in questa colorazione, ma ovviamente voi potete decidere le pietre o le perle da applicare alla struttura in metallo. Quindi io direi di partire subito, visto che la descrizione del materiale è stata molto sintetica. Il passo successivo del nostro tutorial sarà quello di non farsi mettere in imbarazzo dal vicino di turno che si è affacciato alla finestra e ci sta guardando mentre stiamo realizzando questo video. Vabbè, scherzi a parte, il consiglio che vi do per continuare con la struttura base dell'orecchino è quella di appunto prendere un foglio di carta, un pennarello, una penna e disegnare proprio la struttura che avete in mente. Quindi io ho in mente una struttura del genere e l'ho disegnata semplicemente perché la tecnica wire ci consente di replicare delle forme proprio come le immaginiamo, basta disegnarle semplicemente sulla carta e dopodiché andremo a passarci il filo d'alluminio sopra, così da poter ricreare proprio la stessa forma che noi abbiamo pensato. Quindi è quello che ho fatto io. L'ho incollata con un po' di scotch per farvela vedere bene e qui vi ho messo i centimetri, ovvero questa base è di circa 7 centimetri. Quindi una volta fatto questo, non farete altro che prendere il filo d'alluminio da 2 mm, io ne ho presi quasi 20 centimetri. Già so che sarà un po' in eccesso, però è sempre meglio un po' in eccesso che in difetto. Allora, come prima cosa, prendo questo filo d'alluminio che io ho tagliato e vado a fargli la prima base, un occhiellino, che andrò a posizionare qui, dove io comincio il lavoro. Questa prima fase si può svolgere anche, diciamo, non tenendo il filo d'alluminio sul foglio, perché si tratta solamente di questo. Ecco qua. Un attimo solo. Ecco qua. Non ho fatto che ricreare lo stesso disegno. E adesso procederò così con tutti i loop. Quindi tenendo fermo il mio punto A, diciamo, che è questo, andrò semplicemente a girare il filo d'alluminio come da disegno. Ecco qua. Ovviamente sì, col disegno vi aiutate, però poi a mano libera potete appunto aggiustare la forma che state ottenendo. Questo è il primo giro che voglio realizzare. Quindi sto seguendo, non sto facendo altro che seguire la forma che io ho disegnato. Continuo. Forse ci voleva un altro tipo di inquadratura, però ecco qua. Spero che riusciate a capire che basta appunto seguire il disegnino che avete fatto. Tutti i giri
come potete vedere, li sto facendo passare sul retro della lavorazione, non sul davanti, perché ne ho preparato già un altro di orecchino e ho deciso di fare così con quell'altro. Quindi, visto che andrà a speculare questo qui, quest'altro che sto preparando, ho deciso di far passare così anche questo filo. Ecco, vedete, sta prendendo forma. Non dovete fare altro che seguire il disegno tenendo fermo il cerchio, diciamo il giro precedente, bene sul disegno che avete realizzato, e modellare semplicemente con le mani. A mano libera vi aiutate a far passare sul retro il filo d'alluminio, se lo volete far passare sul retro, e altrimenti potete rimanere sul disegno senza problemi. Ecco qua, noi abbiamo quasi finito, ci manca l'ultimo ricciolino, come vi avevo detto il filo d'alluminio è in eccesso, però lo taglieremo e sicuramente utilizzeremo questa rimanenza per fare qualcos'altro. Ecco qui, come vedete è piuttosto simile a quello che ho disegnato, forse se lo sposto di qua vedete meglio. Questa è la base che abbiamo realizzato adesso su questo modello. Ieri ne ho realizzata, ho realizzato la base dell'altro orecchino, quindi quello speculare, con un altro modello appunto speculare di questo, che sarebbe questo qua. Quindi sembrano piuttosto uguali. Adesso io questa la metto da parte perché non è quello che abbiamo fatto insieme. Adesso passerò a martellare questa base per renderla un po' più solida, un po' più stabile, e la andrò a martellare sul retro perché a me non piace che si vedano i segni della martellatura sulla parte davanti. E quindi questo è un passaggio che voi potete saltare, sta a vostra discrezione l'utilizzo o non l'utilizzo del martello. Quindi io vado a martellare e ci vediamo tra poco. Dopo la fase della martellatura la vostra base si presenterà così, un po' più solida e con delle texture in superficie che appunto ci ha dato il martello. La fase successiva del lavoro sarà quella di inserire, o meglio di andare a fissare alla nostra base, le pietre, i cipollotti o le perle che abbiamo scelto di utilizzare. Questo passaggio che viene fatto grazie al filo d'alluminio da 1 mm ve l'ho fatto vedere già diverse volte in altri tutorial precedenti, quindi non è un passaggio molto difficile da effettuare, però lo andremo a fare un'altra volta insieme su questa zona della base dove andrò a inserire dei cipollotti piccini rossi, e vi farò anche vedere un'altra volta come creare il cappietto o la solina dove andremo a posizionare la monachella. Io ho deciso di andare a inserire, appunto, andare a fissare i cipollotti in questa base qua. Quindi comincio ad avvolgere il filo da 1 mm attorno alla base, in questo punto qua. Ora cercherò di farvelo vedere il meglio possibile, ma le mie dita sono sempre presenti davanti alla telecamera. Ok, penso che vedete, allora io penso che 4 giri in questa maniera possano andare bene. Aggiusto con le dita e prendo i miei cipollotti, uno alla volta li vado ad inserire nel filo da 1 mm e faccio scorrere. Sono arrivata a questo punto, non faccio altro che tenere fermo il cipollotto con l'unghia in questo caso e andare a fare un altro giro col filo d'alluminio da 1 mm. Ecco qui. In questa maniera ne mettiamo un altro, anzi no, ho deciso di fare un altro giro, ecco qui, così da fissare ancora meglio il cipollotto. Ne vado a prendere un altro. Fate attenzione che anche se abbiamo martellato, comunque la base è sempre una base di alluminio da 2 mm, quindi
è sempre soggetta alla vostra forza e potrebbe deformarsi mentre andate a fare questa operazione. Ho continuato a lavorare a telecamere spente e ho inserito questi cipollotti sulla parte superiore della mia base. Ho modificato un poco l'inserimento dei cipollotti in corso d'opera. Avevo pensato prima di inserirne tre rossi e poi fare la solina, però poi ho pensato che sarebbe stato carino fare un'alternanza di cipollotti. Una volta arrivato a questo passaggio, non bisogna far altro che creare la asolina dove andremo a mettere la nostra monachina o monachella. Eccola qua, la solina è stata creata, facilissimo, semplicissimo, ve l'ho fatto vedere già tante altre volte. Adesso non ci resta che fissare il filo d'alluminio da 1 mm attorno alla base, semplicemente così, girandole intorno come abbiamo fatto anche prima. Ne faccio 3 così per essere sicura, 3 giri e stop. Ed eccolo qui l'orecchino pronto. Ho inserito altre perle e le ho fissate alla base in alluminio. Ho inserito altri 2 cipollotti rossi e una pietra nera un po' più grande. Così io penso che l'orecchino sia terminato. E come avete visto non è un orecchino difficile da realizzare, anzi è una lavorazione abbastanza semplice e molto personalizzabile, ovviamente, perché non solo possiamo scegliere la tipologia e il colore delle pietre, ma ovviamente possiamo decidere anche la tipologia della base e soprattutto la forma della base. Bene, il tutorial è concluso, io spero che vi sia piaciuto e spero che cerchiate di riprodurlo. Io adesso continuo a lavorare sull'altro orecchino e spero che mi venga abbastanza simile. Vi lascio giù nell'info box il link alla mia pagina Facebook e al mio profilo Instagram dove potete continuare a seguirmi. E io invece adesso vi saluto, al prossimo tutorial. Ciao ciao!